Un saluto amici e ben ritrovati a questo sabato all'insegna dell'arte. Primo servizio, location, Bettoia Hotel Mediterraneo di Roma, ha ospitato la mostra personale dell'artista Paola Salomè. Titolo, Lunghi attimi. Per la parte critica il dottor Giorgio Vulcano e come sempre vediamo il contributo video. Alla mia destra abbiamo la protagonista di oggi, Paola Salomè. Ciao Paola e bentornata ai nostri microfoni. Grazie. Allora, una mostra personale, titolo Lunghi attimi, se ce ne parli un attimo. Sì, certo, questi sono gli attimi di gioia, gli attimi di felicità che incontriamo tutti quanti nella vita. E quindi cogliamoli, facciamoli nostri e siamo felici di questo. E l'ho rappresentato in questa mostra con i miei quadri, con le mie tele e i miei colori brillanti. Su gentilissimo invito della proprietaria dell'hotel, che ringrazio tantissimo, la famiglia Bettoia. Entriamo un pochino più nel contesto dell'opera, cioè come nasce una tua opera? Nasce dal cuore, poi sale nella mente, la visualizzo e poi passa attraverso il braccio e arriva sulla tela. Cioè, tra virgolette, non programmi niente? No, nulla, nulla, non programmo nulla, non disegno nulla. Vado direttamente sulla tela e quando sono emozionata positivamente, tutte le emozioni belle che, insomma, che viviamo, quelle le metto sulla tela, le trasmetto. Ultimamente ti ho seguito molto sui social. E le tappe, abbiamo visto che hai partecipato a mostre importanti. Sì, importantissime. Sono andata a Parigi al Carousel del Louvre, ho esposto, poi 15 giorni fa ho esposto al MEAM di Barcellona, Museo Europeo Arte Moderna. Tra 10 giorni partirò per Londra, poi c'è Bruxelles, insomma le tappe sono tante in giro per l'Europa. E ti stai dimenticando la Biennale? La Biennale che ho appena fatto a settembre, la Biennale di Venezia, e quello è il fiore all'occhiello. È stata lì un'emozione forte? Fortissima, veramente. Già essere stata invitata è stato fantastico, stare lì poi ancora di più. Vediamo oggi parecchio pubblico, sei soddisfatta? Molto, molto, anche se i prossimi giorni già mi hanno dato tante adesioni e verranno, e quindi staranno le mie opere qui fino a Natale. Bene. Adesso entriamo più nella lettura insieme con il dottor Giorgio Vulcano e ci vediamo dopo. Ok, ciao, grazie. Entriamo più adesso nella parte critica, alla mia sinistra abbiamo il dottor Giorgio Vulcano, ciao Giorgio. Allora, delle opere interessanti, una tua lettura.
Io ritengo che le opere di Paola Salomè raccontino una metanarrazione, siano fonte di ispirazione non solo retinica, visiva di ciò che Paola vede nel quotidiano, ma anche il racconto dell'io, del profondo. È una metanarrazione perché è la costruzione, quasi fosse un'architettura del sogno. E mi vengono in mente appunto delle parole di Van Gogh, in cui appunto c'era un rapporto tra visione e sogno. Van Gogh dipingeva il sogno. Ecco come in questo caso può appunto essere una citazione più che valida. Ad esempio nell'opera Fusione notiamo come la figurazione sia abbinata all'astratto. Le linee di colore, le linee cromatiche sono quasi in connubio fra loro, creano un'unione, una congiunzione e allo stesso tempo ci restituiscono quella gradevole rapporto tra visione e sogno. In primis grazie per la sua disponibilità. Niente. E una sua impressione su questa splendida mostra. Beh, allora questa è l'esposizione delle opere dell'artista Paola Salomè, Lunghi Attimi. Questa è la nostra sala mosaico dell'Hotel Mediterraneo, noi siamo molto felici di ospitare quest'artista, le sue opere, la sala si presta molto, come vedete alle mie spalle il pubblico c'è, quindi direi che sarà la prima di una lunga serie di mostre dedicate alla pittura. Amici telespettatori, amanti dell'arte, siamo in conclusione di servizio. Paola, ancora complimenti da parte nostra. Grazie. Come ultima domanda, hai già in cantiere qualcosa? Stai preparando qualcosa di nuovo? Tante cose, ma la lista è lunga. Allora, devo andare allora avanti questo tour, il tour dell'Europa. Quindi la prossima tappa sarà tra 10 giorni a Londra. Poi ci sarà Bruxelles e poi terminerà a Venezia. E questa è la cosa più importante. Poi sto organizzando un'esposizione alla Reggia di Caserta. Complimenti. Grazie. E tante altre cose, speriamo. Sicuramente. Senti, allora, prima di chiudere, so che devi fare dei ringraziamenti. Sì, ringrazio soprattutto la famiglia Bettoia che mi ha invitata a fare questa mostra qui e il critico d'arte Giorgio Vulcano, il mio ufficio stampa Cristina Attinà e la giornalista Lucilla Lapuma. E voi? Grazie. E grazie a te e in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie mille.